Buonasera amici e benvenuti in un nuovo video sul mio canale. Sono qui per il post partita della sfida dello stadio Granillo di Reggio Calabria, che ha visto la Regina vincere 1-0 sul Monza grazie alla rete di Rivas. Purtroppo un'altra prestazione no per i bagai. Male, 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 male. Male, male davvero tutti, male davvero tutti. Boateng, Balotelli, male D'Alessandro, male a centrocampo, male Belluscio e Paletta, che nel gol di Rivas della Regina praticamente non l'ha chiuso nessuno, non c'era nessuno su Rivas, era libero, passa in mezzo alla difesa e fa l'1-0. Il 2-0 della Regina non c'è stato perché? Perché Di Gregorio con delle belle parate è riuscito a evitare il 2-0, perché se no la Regina poteva fare anche il 2-0, perché oggi veramente male, male, andiamo sotto e non riusciamo mai a recuperare il risultato. Io non lo so, io non lo so. Poi fa i cambi, Ricci male, Dio così esaltato, 10 gol col Pordenone, arriva Monza, niente, basta. Ma io non lo so, veramente, abbiamo giocato veramente male, veramente, veramente male. Non avremmo mai segnato. Oggi in Monza, oggi un gol non lo facevamo neanche a porta vuota. Cioè, oggi veramente male, non si può vincere 2-0 col Pordenone, fare una bella partita. Uno ovviamente si gasa per la vittoria. 2-0 sul Pordenone, siamo al secondo posto. No, no, dobbiamo tornare alla realtà. A vedere una prestazione male, a vedere una brutta prestazione, a vedere giocare male la squadra, a vedere Brocchi che continua a cambiare il modulo, che non lo sa neanche lui. Cioè, veramente. Boateng che fa i colpi di tacco a caso, una volta ok, lo trovi il compagno. Ma non è sempre festa. Balotelli, tra Dio e Balotelli, cioè non lo so. Purtroppo rimpiango Ghittier, purtroppo sei infortunato per una trentina di giorni. Cioè veramente, veramente, tra Balotelli, Dio e Ghittier, in questo momento ci voleva Ghittier, ci voleva lui, il vichingo. Purtroppo infortunato e non si può fare niente. E quelle sono le alternative. Guarda, non mi dilungherei neanche più di tanto su sto video, perché veramente sono imbelvito, perché non è possibile perdere con la Regina. Per una squadra che ha come obiettivo, sapete tutti qual è l'obiettivo del Monza. Però non si può mettere in piedi una prestazione così. Non c'è gioco, non c'è gioco. Soprattutto non fidatevi di quelli che vi dicono che il Monza ha un bel gioco di possesso. No, 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 non esiste il bel gioco. Non esiste il bel gioco, niente, niente. Io vi invito a mettere comunque un mi piace sotto questo video, a iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto, attivando la campanellina delle notifiche per non perdere nessun video. A lasciarmi un commento qui sotto con le vostre impressioni della sfida Regina Monza e sempre forza Monza, nonostante tutto, nonostante la sconfitta, dai bagai!